La mia sfida è di mantenere i giovani in questa terra e questo è un po' la mia, nel mio cuore, di poter portare avanti. I nostri genitori ci hanno trasmesso la passione per il lavoro. Siamo cresciuti vivendo dentro il laboratorio, vivendo l'emozione di nuove ricette. Quando ero bambina stava per arrivare il periodo di Natale, era innanzitutto che mio padre era un instancabile lavoratore, quindi già ero pronta a vederlo per mene ore durante quel periodo, però poi sapevo che venivo ripagata da un carico di dolcezza. I giovani che ci collaborano per noi è come se fosse una famiglia. Io la mattina è la prima cosa a ognuno di loro, dico come è andata la giornata, come state, la famiglia come sta. La cosa più importante che mi ha insegnato papà è stato proprio quello di comprendere e conoscere i prodotti e la qualità di questi. Poi ogni sera portava a casa il panettone da assaggiare, perché sin da piccola siamo stati abituati a testare la qualità. Nel mio cuore c'è che la mia famiglia, i miei nipoti si possono mettere in gioco a innamorarsi come è capitato a me. Mi sono emozionato, ma anche ai miei fratelli che possano portare avanti questo progetto. Una passione tutta siciliana, la loro devozione per la lavorazione manuale e il legame con il territorio di Raffadali rimangono immutati. Ogni ricetta è una scelta consapevole, un pezzo di Sicilia tutta da assaporare. Avremo oggi l'occasione di scoprire di più su questa straordinaria azienda e di ascoltare insieme e conoscere meglio le storie di chi ogni giorno lavora con passione per portare avanti una tradizione dolciaria che è famosa in tutta Italia. Siamo a Raffadali, in provincia di Agrigento, un incantevole comune situato nel cuore della nostra isola, dove la storia, la cultura e la natura si fondono in un'armonia perfetta. Raffadali è circondata da paesaggi mozzafiato, con colline verdi e rigogliose che si estendono a perdita d'occhio. Passeggiando tra gli uliveti e i vigneti si può respirare l'aria fresca e profumata della campagna siciliana, un vero toccasana per l'anima. La cucina di Raffadali riflette le ricche tradizioni culinarie della Sicilia. Qui potrete assaporare piatti gustosi e genuini, preparati con ingredienti locali freschi e di stagione. Le tradizioni culturali e religiose di Raffadali sono profondamente radicate nella vita quotidiana del paese. La festa della Madonna degli Infermi, celebrata la seconda domenica di luglio, è un evento di grande importanza per la comunità locale. Questa festa trae origine da eventi miracolosi verificatisi durante la pestilenza del 1479 e rappresenta per i fedeli un momento di devozione e spiritualità. Raffadali vanta anche un ricco patrimonio monumentale. La chiesa madre di San Giovanni Battista, risalente al XVII secolo, con la sua maestosa facciata barocca e i suoi interni riccamente decorati, è uno dei principali luoghi di culto del paese. Il palazzo comunale, situato nel centro storico, è un elegante edificio del XVIII secolo che rappresenta un importante esempio di architettura civile siciliana.
Oggi ci immergiamo nella storia di un'azienda che ha le sue radici proprio in questo affascinante paese, Di Stefano. Fondata nel 1986 da Paolo Di Stefano e i suoi figli Enzo, Benvenuto e Settimio, l'azienda ha iniziato il suo percorso in un piccolo laboratorio artigianale a Raffadali. Da allora, Di Stefano ha alimentato i propri sogni farcendo la tradizione con la sperimentazione, portando i suoi dolci in tutta Italia. La filosofia dell'azienda è rimasta invariata nel tempo: preparare dolci come se fossero destinati ai propri cari. Questo si traduce in una scelta consapevole di ingredienti genuini e siciliani, nella lavorazione manuale e nella costante ricerca sul territorio. In un'epoca in cui l'industria alimentare è dominata da emulsionanti e conservanti, Di Stefano ha scelto di escludere tutto il superfluo dalle sue ricette, privilegiando la qualità e la tradizione. Ogni dolce è un omaggio alla Sicilia, con ingredienti come pistacchi, mandorle, agrumi e carrube, che raccontano la storia e i sapori di questa terra. La nostra azienda nasce nel 1986 per volontà di mio papà Paolo. Prima ero addetto al beveraggio, noi avevamo una fabbrica di bibite. Mi hanno chiamato per il militare, che era d'obbligo, ed ero l'unico addetto alla preparazione delle miscele. Lui dice: ora io cosa devo fare, che tu vai via? Ora dice: mi apro un bar, pasticceria, così offro anche caffè agli amici. Quando ritorno dal militare mi fa trovare il bar pasticceria. Io mi ero iscritto all'università in giurisprudenza, dico: ma io devo andare a scuola. Dice: dammi una mano e poi scegli quello che vuoi fare. Se vuoi andare all'università, vai all'università. Da qua invece mi metto a servizio del banco. Poi il pomeriggio, quando avevo il mio turno libero del servizio del banco, mi piaceva un po' vedere la pasticceria. Un giorno, una settimana, e comincia a appassionarmi un po' quello che era la preparazione della pasticceria, dei dolci particolari di quel tempo. E dico: vorrei andare a lavorare in pasticceria. Da qua incomincia un percorso che appassiona un po' quello che era il mio modo di vedere un dolce nuovo, inventare cose nuove. L'azienda produce sia i prodotti dolciari da forno, quali panettoni e colombe convenzionali, ma anche panettoni e colombe gluten free. In un'altra sezione dell'azienda avviene la produzione di creme da spalmare, gusti pistacchio, mandorla, nocciola, gianduia, fondente, i pesti salati, e poi abbiamo tutta la parte dei semilavorati in polvere, delle glasse, delle paste, delle coperture per la parte pasticceria e gelateria, quindi destinate alle piccole pasticcerie. Il concetto principale che ci ha sempre in parte contraddistinto è quello del lavorato e fatto a mano. Tutta la nostra produzione, soprattutto quella di Elevitati, partendo dalle scelte delle materie prime fino al confezionamento, è strettamente legato con l'artigianalità, nel senso del fatto a mano. Quindi significa che le materie prime vengono selezionate, vengono controllate, avviene poi la trasformazione delle materie prime e viene realizzato il nostro prodotto finito e viene confezionato quindi interamente a mano. Un giorno di quegli anni viene un mio paesano dove mi dice: guarda, mio nonno ha 500 kg di pistacchio, mi sono girato un po' tutta la provincia e non riesco a venderlo, ne ho venduto solo 5 kg. A questo punto dici: tu ne vuoi? Guarda, dico, lasciamene un 5 kg che vediamo cosa riusciamo a mettere in atto. Mio nonno lavorava a quell'epoca la terra e viveva con la terra, cioè aveva le mandorlette. Devo dare un spunto a qualcosa di diverso con questo frutto, dico, che non c'è consumo, eccezione che si utilizzava a quell'epoca nella mortadella, un prodotto povero. Ci mettiamo un po' in gioco e nasce un dolcetto al pistacchio. L'abbiamo messo a punto e cominciamo a vendere quel dolce in quegli anni. Dico: vendiamolo per come vendiamo il dolcino di mandorla. Le persone erano diffidenti, vedevano una cosa nuova, no?
incomincio dopo una settimana, dopo un mese, che incominciamo a vedere, a fare più chili di pistacchio, perché il prezzo di acquisto era lo stesso, e meno chili di mandorle, cioè sono passati i clienti ad acquistare il pistacchio. Da là incomincio a richiedere il pistacchio al mio amico che si era presentato un po' di tempo prima. Il nostro territorio di Raffadale c'è una buona produzione, poi si avvale anche le produzioni vicine, locali, come San Biagio, come Cattolica, Favara e così via. Eravamo nel periodo che si avvicinava il Natale, dico, perché non fare un dolce nuovo come il panettone a pistacchio? E da là abbiamo preso quello che era la ricetta del panettone, non mettendo i canditi, cubetti di arancio, cioè, dico, e metto i pistacchi dentro. E l'abbiamo presentata alla clientela. Devo dire che incomincia da là un processo di aumento di vendite su quel prodotto. Poi abbiamo visto che il pistacchio aveva proprio all'interno una vita corta e nasce una crema da spalmare messa dentro, e abbiamo allungato un po' quello che era la vita del prodotto, l'MTC, che sarebbe tempo di conservazione di quel prodotto. Incominciano persone a venire da fuori. Ricordo un momento che pure persone si spostavano da Roma per venire a comprare il nostro panettone, che il lire aveva un bel costo, perché abbiamo dato un valore a quel prodotto vendendolo con un amore, per incentivare anche gli agricoltori a dire: bene, possiamo benissimo portare avanti questo progetto di piantare i nostri pistacchetti. Nasce la Di Stefano Dolciaria perché avevamo bisogno anche di attrezzature e spazi per assecondare quello che era l'impegno della clientela in quel periodo. Il processo di produzione dei panettoni inizia con la preparazione della pasta acida la sera prima, dopodiché verrà lasciata lievitare tutta la notte. Il giorno dopo verranno aggiunti ulteriori ingredienti, e tra cui l'ingrediente appunto caratterizzante, ad esempio il candito di mela, pera, l'arancia, l'uvetta, e dopodiché l'impasto verrà lasciato riposare qualche minuto. In seguito verrà spezzato, pesato, è pirlato manualmente e inserito all'interno dei pirottini. Il carrello pieno, insomma, dei nostri panettoni verrà lasciato lievitare con una lievitazione molto lenta, all'incirca di 5-6 ore, all'interno della cella di lievitazione a temperatura e umidità controllata. Passate trascorse queste ore, il carrello verrà infornato, sempre a temperatura controllata. Prima di essere infornato viene effettuata la scarpatura sui panettoni, che è la classica incisione, taglio che viene effettuato per garantire la forma tipica del panettone a cupola. In seguito il carrello verrà capovolto, non appena sfornato, per evitare che questo si sgonfi. I panettoni verranno lasciati raffreddare per qualche ora, e in seguito, a seconda del gusto, se sono prodotti glassati o farciti, verranno ricoperti col cioccolato o la glassa di pistacchio. Verranno confezionati in cellophane, e prima del confezionamento vi è un passaggio fondamentale, perché passeranno attraverso il metal detector, che è un macchinario di ultima generazione che serve per la rilevazione dei corpi estranei. In seguito il team di confezionamento effettuerà il confezionamento finale. Non è che siamo stati gli inventori del panettone, noi l'abbiamo un po' acquisito questo pensiero del panettone. Nasce all'origine dai milanesi, dal famoso panettiere Toni, che così lui aveva preparato il dolce per la regina. E allora quel dolce, essendo che lui era un panettiere, il dolce di Toni, il panettone, il panettiere Toni, e diventa il nome che tutti oggi conosciamo, panettone, il pane di Toni. Tra virgolette, l'abbiamo valorizzato nel nostro territorio prendendo un burro di qualità, di filiera di allevamento allo stato ebrado, prendendo la bacca di vaniglia, non gli aromi, utilizzando non gli emulsionanti ma bensì l'uovo, perché contiene la sua lecitina naturale, e riusciamo ad avere un prodotto genuino. La strategia di marketing utilizzata alla Di Stefano Dolciaria è stata sempre quella di valorizzare le materie prime locali. Quello che ci caratterizza è per l'appunto il legame che abbiamo
stretto col territorio. Quello che abbiamo creato è una connessione emotiva con il cliente. Abbiamo cercato di raccontarlo il meglio possibile attraverso il nostro packaging. Le nostre confezioni cercano di raccontare quanto di siciliano c'è all'interno di quel prodotto, quindi attraverso i suoi colori, i sapori, attraverso le immagini, come ad esempio il carretto siciliano e tante altre caratteristiche. Il pack oggi rappresenta da un lato quindi il legame alla tradizione siciliana, dall'altro alla modernità, alla contemporaneità che oggi la Sicilia diciamo ha da offrire. L'obiettivo, appunto, perché ormai siamo in terza generazione, è quello di portare avanti ciò che ci ha tramandato il mio nonno, ciò che mi ha tramandato mio padre, perché quello a cui puntiamo è sempre far crescere il personale all'interno dell'azienda, migliorare la loro consapevolezza nell'ambito della produzione e soprattutto cercando di fare squadra, di fare team e di lavorare sempre con il sorriso, perché alla fine della giornata è quello che poi ti rimane. E questo ci fa sempre crescere sia in Italia che un po' incominciamo a prendere qualche mercato estero. Le tecniche di lavorazione nel tempo sono sempre rimaste le stesse, proprio perché siamo fedeli alla tradizione e all'artigianalità. Soprattutto le fasi nella produzione di panettone che sono rimaste artigianali sono la parte della pirlatura, che viene fatta a mano, e la fase appunto della scarpatura. Diciamo che quello che è evoluto negli anni sono appunto i macchinari, perché sono stati inseriti in rete 4.0, e questo ci consente in tempo reale di monitorare i parametri di temperatura e di umidità, ad esempio della cella di lievitazione o di temperatura nel caso del forno. Questo ci consente di mantenere alta la qualità, di mantenere costante il prodotto nel corso della produzione. Oggi rappresento la terza generazione insieme ai miei cugini e abbiamo con alcuni di loro deciso di dare il nostro contributo fattivo in azienda. I canali di distribuzione partono da un ragionamento di fondo. Il posizionamento che abbiamo voluto dare ai prodotti è un posizionamento alto, quindi miriamo sostanzialmente a quei consumatori che ricercano per appunto l'eccellenza e la qualità nei prodotti. I nostri rivenditori sono specializzati, che sanno trasmettere quanto più possibile la qualità e l'esperienza di quel prodotto. A volte ci sono persone che ci chiamano dicendo: lei mi ha dato la possibilità con questo dolce particolare di ritrovare il gusto di una volta, ma di poterlo mangiare, perché purtroppo oggi ci sono tante allergie, la celiachia, ma non me lo fai il dolce per me, che io dico viene Natale, dice, e non posso mangiare il dolce di Stefano. Da là ci siamo messi in gioco tanti anni fa e abbiamo una linea dedicata al gluten free, dove prepariamo sia un mandorlato con i cubetti d'arancio siciliani, dell'uvetta passa e delle mandorle croccanti sopra, e uno con le pepite del cioccolato modicano. Negli anni l'azienda si è evoluta ricercando delle soluzioni anche sostenibili, come ad esempio il packaging del torroncino, che è completamente biodegradabile, che sarà il nuovo lancio di quest'anno. Invece il nuovo gusto dei panettoni quest'anno sarà il panettone gianduia, accompagnato da un pratico dosatore la cui forma conica ricorda un sac à poche. Questo consente di spalmare facilmente sulla fetta di panettone la crema e di utilizzarlo riducendo gli sprechi, appunto. Vediamo che negli ultimi anni c'è proprio la ricerca della qualità, la ricerca dei prodotti naturali. Dico, perché non fare i prodotti per gelato, essendo che io avevo acquisito un'esperienza nel nostro laboratorio di prepararci in maniera molto naturale, la nocciola, macinando, lavorandola, tostandola. Cioè, dico, perché non fare un dolce e poterlo anche dare agli artigiani se vogliono fare dei prodotti di qualità con le materie prime anche nostre siciliane a Priore? E da qua ci mettiamo in gioco a fare una linea di prodotti, chiamate volgarmente semilavorati, ma per me sono prodotti di alta pasticceria. Mm,
Per garantire la qualità dei nostri prodotti trasformati utilizziamo un sistema gestionale, che è appunto un software, che ci consente di tracciare la materia prima dall'arrivo in azienda, durante tutto il processo di trasformazione fino al processo di vendita. Questo ci consente di arrivare facilmente alla fonte semmai ci dovessero essere dei problemi durante il processo di trasformazione. L'azienda di Stefano è certificata in BRC FS, è un sistema gestionale della qualità internazionale che si avvale di procedure che controllano rigorosamente ogni processo della produzione. Qualsiasi nuovo contatto con una materia prima, abbiamo sempre cercato di studiarla e di conoscerla quanto più possibile. Questo è stato il primo insegnamento di mio padre. E poi di certo l'amore e la passione verso il lavoro che ha influito tanto. Il nostro territorio, il nostro clima ci permette di avere i sapori come un frutto deve avere. Allora, se siamo bravi nella lavorazione, li trasformiamo nel meglio, non utilizzando solfiti, il prodotto naturale, e riusciamo a metterlo dentro un dolce da lievitazione naturale e dare quella finezza diversa che multinazionale magari gli viene difficile. Diciamo che la scelta è stata restare in primis in Sicilia, perché per valorizzare il territorio siciliano e tutto quello che si produce. In secundis, appunto, valorizzare l'azienda di famiglia. La nostra azienda cerca quanto più possibile di utilizzare materie prime del territorio, quindi il rapporto che abbiamo con i produttori locali di materie prime come possono essere la mandorla e il pistacchio, questo fa sì che già genera comunque un'economia positiva all'interno del nostro territorio. In questi ultimi anni anche la nostra regione incomincia a darci la possibilità di far crescere le aziende, invogliandole in via internazionale, in via nazionale, potendo dare dei contributi per presentarci all'estero, e questo fa sì che fanno crescere un territorio dove giustamente uno possa anche evitare di questi giovani farli fuggire al nord o all'estero. Il nostro team è quasi tutto composto chiaramente da ragazzi di Raffadali, nonché dalla provincia di Agrigento. E la cosa, tra l'altro, che ci emoziona sempre tanto è che oggi i nostri collaboratori hanno vissuto con noi personalmente la crescita e lo sviluppo dell'azienda, e in quanto tale sentono per l'appunto quell'attaccamento familiare verso la di Stefano Dolciaria. E questo per noi è un piacere, poter contribuire a far lavorare i giovani che poi diventa una famiglia, e da qua devo dire che tante famiglie vivono a Raffadali, ma proprio perché abbiamo dato la possibilità ai loro familiari di rimanere in questo territorio. Una delle scelte che ha riguardato in questi ultimi anni la di Stefano è stata quella di collaborare con il nostro packaging con degli artisti locali, esperti in pittura, in grafica, che hanno dato un loro contributo all'immagine dei nostri prodotti. Io oggi mi posso augurare che vedo i miei figli che del mio percorso si possono innamorare e portare avanti un qualcosa che domani dice: mio papà non ha lasciato un vuoto, ha lasciato qualcosa.